quindi sono contento, anzi nelle prossime occasioni mi propongo di andare a salutarli e a ringraziarli, perché sono un valore aggiunto, la partecipazione è sempre bella, e poi se a ogni mia presenza corrisponde una manifestazione contro, vuol dire che nessuna mia presenza passerà inosservata, e quindi andrò piazza per piazza a stringergli la mano. Quindi la prossima occasione sarà già sabato a Perugia, perché annunciano un grande spiegamento? No, prima ho visto che saranno a Sorrento, a Positano, a Rimini. Non vedo l'ora di andare a ringraziarli e ad abbracciarli. Aveva detto che sarebbe venuto a vivere in Umbria, ha già scelto casa? Sto guardando un po' di annunci su internet, rimane una terra stupenda. Mai dire mai, non ho situazioni economiche particolarmente vivaci, però mai dire mai, ho visto che ci sono delle occasioni non indifferenti. Segretario, la modifica del MES perché sarebbe così svantaggiosa per l'Italia? Su questo non scherzo più e chiediamo l'immediata presenza di Conte in Parlamento, visto che anche gli amici dei 5 Stelle l'hanno chiesta, perché la modifica di questo trattato di stabilità mette a rischio il risparmio di milioni di italiani e i titoli di Stato di milioni di italiani, perché dall'oggi al domani deciderebbe l'Europa in base al rischio quale titolo di Stato vale di più e quale vale di meno, chi può essere aiutato, chi non deve essere aiutato, chi deve pagare e chi non deve pagare, rischieremo di trovarci carta straccia invece dei risparmi. Non voglio pensare che qualcuno si sia impegnato, anche perché la Lega e il Parlamento hanno dato un mandato chiaro al Presidente Conte. Se qualcuno ha fatto promesse che non era in grado di fare, dovrebbe venirlo a spiegare. Perché tutto questo tempo per la giunta regionale? Perché tutto questo tempo per la giunta regionale? È passato un mese? Ragazzi, non è passato neanche un mese. Non è passato neanche un mese. Anzi, sabato torno a Perugia, che non sarà neanche un mese, e quindi mi sembra giusto scegliere il meglio. A proposito di ArcelorMittal, le contestano che quando è stato tolto lo scudo lei era al governo. Era uno dei motivi delle contese con i 5 Stelle, alla fine eravamo riusciti a rimetterlo sto benedetto scudo. Infatti il decreto era arrivato in aula con le tutele del caso e poi l'attuale maggioranza ha preferito toglierlo, ha corso un rischio che noi avevamo preventivato, e o riconoscono l'errore e tornano indietro, o se pensano di andare per le vie legali qua rischiano di andarci di mezzo gli operai. Grazie. È un'ottima notizia, perché c'è qualcuno a sinistra che più che con le guardie sta con i ladri, e quindi sapere che un terrorista, un delinquente finirà la sua vita in carcere, penso sia un minimo risarcimento ai troppi parenti delle vittime del terrorismo.